Ciao a tutti draghi, io sono Eterion e vi do il benvenuto in questo nuovo video su Warframe, dove andrò a parlare delle Okina Prime, arma che è stata resa Prime a forza, tra virgolette, per l'uscita di Protea Prime, che aveva bisogno di due armi da rendere Prime e la Velox le l'ha. La Velox non bastava, ce ne voleva un'altra. Hanno scelto le Okina. Okina che io non ho. Non ho le Okina. Vabbè, vi leggerò le statistiche direttamente dalla Wiki. Perché non ho le Okina. Allora, di base abbiamo un crit chance del 16% contro il 30% della versione Prime. Poi abbiamo un crit multiplier di 2x, 2,6 nella versione Prime. E un... l'ho perso. Uno status del 20% che diventa 24% nella versione Prime. Fa principalmente taglio, 70 danni nella versione normale, che diventa 110 nella Prime. È stata buffata non poco, proprio tantissimerrimo in più. Abbiamo ovviamente una rima in disposition nella versione normale di 4, di 5 su 5 e un moltiplicatore, se così vogliamo definirlo, di disposition di 1.4. Vi ricordo che il massimo è 1.55. Non so per quale motivo, però è così. Manco a parlarne, la versione Prime ha 0.5 di rima in disposition, quindi un pallino su 5 essenzialmente. Il gradino più basso del gradino più basso. Questa è la build che vado a proporvi. Anche qua è abbastanza standard in realtà. C'è una cosa che vi farà odiare quest'arma, ma adesso ne parliamo. Adesso ne parliamo. Ci sono le due mod per andare a comporre il virale al livello 0. Questo per permettere al taglio di essere il valore più alto all'interno di questa build. Questo non serve, vi ricordo, a fare più danno da taglio. Questo serve a fare in modo che quando procchiamo un effetto, è più probabile che esca il taglio rispetto agli altri. Ecco, adesso questo lo dice. Adesso che l'hanno sistemata sta roba qua, è molto carino. Se passate il mouse sulla parola effetto, vi dice probabilità per ogni tipo di effetto per colpo. Vedete? La possibilità che facciate taglio come effetto è del 14,4%, seguito da virale 7,2%. E perforazione 8,4. L'impatto c'è o non c'è la stessa cosa. Se mettiamo un'altra mod di taglio come la Juggernaut, ok? Arrivando quindi a 209 di taglio, non faremo più danno da taglio. Non lo faremo, ma la probabilità di fare il taglio come effetto sale al 19,3%. Questo è l'unica cosa che cambia. Sono contento che l'abbiano messo, così è molto più facile da spiegare questa robetta qua. Come arcano ho messo il melee duplicate, perché comunque l'effetto il critico al 30% è un moltiplicatore al 6.5 e ci fa fare bei critici. Quindi la possibilità che sui colpi critici di base abbiamo il fatto che il mio attacco colpisca una seconda volta, lo avessi al massimo sarebbe meraviglioso, ma non ci siamo purtroppo. Non ci sta la Torexilus perché non faccio colpi pesanti con quest'arma qui. E come mod aura ci sta ostile, ci sta la Grashing Papaya. Ci sta la papaya per un motivo, in realtà. Ho provato anche la Needle, ma hanno due cose. Adesso ne parliamo, due cose che non mi piacciono, una e l'altra. La Gnashing Papaya è molto buona, io la adoro. Per fare qua si chiama astuzia del ghepardo, va bene. Per attaccare mentre andiamo in avanti. Cioè, se voi vi muovete in avanti e attaccate, è stupenda la Grashing Papaya, bellissima. Fa questa serie di fa due attacchi che colpiscono tre volte essenzialmente, il cui danno è 100% d'attacco, 100% d'attacco e 200% d'attacco, ok? Mentre il colpo normale, cioè attaccare col tasto E, il tasto dell'attacco, senza andare in avanti, è abbastanza penoso. È ottimo per i danni, perché fate danni estremamente più alti rispetto all'altra mod, allo spinning needle, ma e fa anche due knockdown, ok? E due attacchi da taglio garantiti, questa combo qua, ma è estremamente lenta. Utilizzare invece lo spinning needle
è veramente brutto. A me non piace andare in avanti e attaccare molto più lento, ma l'attacco che fa con l'attacco e basta, quindi senza muoversi, è molto meglio questo qua, il bacio autentico. Ora, con questa build ci stanno tutte e due, ci entrano entrambe, quindi scegliete un po' quella che preferite. Questo è il movimento in avanti, vedete? Con la papaya. Guardate che movimento fluido, guardate che bello, perché praticamente ci muove tantissimo in avanti. Mentre questo è attacco normale. Guardate quanto è lento. Ta-ta, 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 ta-ta. È lentissima. Quindi non mi piace l'attacco normale e basta. Vi faccio vedere anche come cambia con la needle. Attacco in avanti. È molto più lento, anche se fa un attacco in più AOE, questa sorta di girella pazza, vedete? Però si ferma ogni tanto, quindi non mi piaceva tantissimo. Mentre l'attacco normale è molto più veloce. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Vabbè, vi farò vedere quella che io preferisco. Poi, chiaramente, la scelta è vostra. Abbiamo messo gli nemici. E via. Tra l'altro è bellissimo questa combo qua, perché possiamo fare questo. Finché non mi finisce il tappiglio del mouse, quantomeno. Allora, è un'arma molto lenta all'inizio. Bisogna fare un paio di kill, anche per avere un po' di attack speed. Una volta fatto un paio di kill, guardate che lenta questa combo qua, però guardate quanto è forte. Ta-ta. Cioè, se il nemico è davanti a voi fermo, ta-ta, ta-ta. Fa un botto male questa. Ta-ta, ta-ta. Cioè, sciotta, capito? Ta-ta, ta-ta. E muore per il taglio. Boop. Però invece proprio per questo, perché puoi girare, è talmente veloce che puoi girare attorno al nemico. E far venire mal di testa ai tuoi spettatori, ai tuoi viewers. Come giocato di Ciber? Yes. Non vedevo. Chi dice arancioni e rossi nella versione 12x? Il taglio si spreca, vedete in alto, ma non mette così tanti effetti come avremmo voluto, perché comunque il anche con il Weeping Wounds comunque non arriviamo a livelli altissimi d'effetto. Questo perché non ho messo le due mod per fare più effetto, ok? Se lo avessimo fatto, a parte che non ci entra, però vi dicevo, appunto, è più probabile fare virale che taglio, ok? Però proccano molti più effetti, far proccare molti più effetti significa fare molto più danno, ok? Perché procca più taglio, più danno riuscite a fare. Vabbè, comunque, questa è una scelta vostra, io non c'ho voglia. Potreste anche mettere, volendo, le due mod per il virale alto e buzzkill per aumentare il taglio, oppure non mettere il virale lo fate in altro modo e mettere semplicemente effetto in più, non lo so, insomma la scelta è vostra, fate voi. Queste sono le occhine, queste qui sono le relic per fare le occhina, e sono la Neo O2 per lo schema e il pezzo raro. Notate in basso a destra che essendo due lame vi occorrono due lame e due manico per poterla craftare, il che rende l'occhina un po' un dito in quel posto lì per riuscire a costruirle. Comunque, schema, dicevo, Neo O2, la Meso G7 per il manico, ve ne servono due, e la Axie B8 Occhina Prime Lama. Meno male che il pezzo dell'Axis è il pezzo comune, per fortuna, altrimenti era un attimino seccante ottenerle. Che ne pensate di quest'arma qui? Ovviamente l'hanno resa a forza Prime per metterla insieme a Protea. Questo fa in modo, purtroppo,
che non ci abbia un effetto unico con la nostra protia, cosa che invece la Velox ha, perché è la sua weapon, la sua distinctive weapon. Fatemi sapere cosa ne pensate, io sono Ethereum e spero di rivedervi alla prossima. Ciao draghi, ciao draghi, ciao draghi.